l'averti portato, dai, vai, non mi puoi far ridere, questo è un programma serio, l'averti portato via da Giuliano mi fa veramente piacere per una volta, per una... no dai, no, perché tu vai spesso da Giuliano, sì, ti vuole bene. Sì, siamo molto amici, ma insomma vado anche a Sardegna. Giuliano ama l'arte. Mi fa piacere, spero. No, spero. Certo, ama l'arte come l'amo io. Ecco perché, a proposito di questo tuo CD ultimo, ti devo dire ci sono delle belle, a parte le sonorità, la tua voce è meravigliosa, non lo dico perché sei qua. No, ma voglio dire, ci sono delle grandi anche collaborazioni. Io ti ho detto poc'anzi, vuoi parlare? No, dilla. Posso girare la ruota, no? Questo. Ma no, scusa, no, ti spiego dopo, più tardi, sì. Farò il salutino con te. Sì. Doveva sarebbe dovuto esserci Michele Pioledda. Sì, questo pezzo che faccio sentire ora introduce sicuramente il discorso di Michele Pioledda, perché il primo in Flore Galano ho avuto il coraggio, diciamo, perché si tratta di coraggio, di scrivere i testi, cosa che non avevo mai fatto prima. Invece secondo lavoro Mamma Iana ho chiamato un grandissimo scrittore, perché è un grandissimo scrittore, una persona che scrive i testi teatrali ma che vanta già grosse collaborazioni musicali, certo. Quali per il disco Abbaccada di Andrea Parodi, che è stato scritto da lui, il lavoro nuovo dei Dummida, che me l'ha fatto dire a me perché non aveva paura di sbagliare l'accento, no, e poi tutti i lavori con Elena Leda, che sono tantissimi, e io ho avuto la possibilità quindi di lavorare con Michele e di scrivere Mamma Iana insieme, che il pezzo che vi faccio sentire ora, Franco Zola. Sì, è un pezzo che nasce da una passione che abbiamo in comune, che è una passione che hai sicuramente tu, che è la passione del calcio, perché in effetti tutti quelli che fanno spettacolo, quelli che cantano, sono calciatori falliti. Questa parla per la te, scusa, tu hai avuto l'onore di giocare come a calcio, verità, e sai che appunto per quello diciamo avremmo, il titolo, avremmo dai. Voluto fare i calciatori e invece alla fine abbiamo fatto spettacolo. Il titolo è Sia su che lumira, sa che semiri al cielo, quello che ha fatto Gianfranco Zola. Stefano Ferrari alla chitarra, prego. E sammen tu che torra da accando minore di ogiogaia gaio e babizino schisognana pintande su nome ne me huinto tue oh 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 si sospeder fa e dana e narana più che per aulas tue non pesse scherfaula chi trampare sa vita non può se che a mie oh 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 si azu che lumira sa chi in forza intre a tie sarsia destanda su che lumira sa chi in forza entra a te si non ti separa tu e non ti firme scue sin su che lui entra sa non codier mai chi è in segus estatie Sandro Cate! Grazie! Allora signori, noi intanto adesso manderemo un po' di pubblicità, ci vediamo fra pochissimo e si parlerà poi anche più tardi nel salutino insieme a te con il mitiche domande di Alberto Cocco, che salutiamo, che domani partirà e quindi non è potuto venire. Ok. A fra poco, dopo pubblicità, state con me. 5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Polbar.